Sono queste leggi razziali che provvedimenti, misure che sono già presenti in tutti gli stati europei. Non abbiamo inventato granché di nuovo, abbiamo preso il meglio che c'è in giro per l'Europa in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. Uno spunto l'abbiamo preso anche da uno stato molto vicino, dal sindaco alemanno, almeno in termini territoriali, che è lo stato del Vaticano. Il reato di immigrazione clandestina, tanto contestato dal Vaticano, è nell'ordinamento, nel codice penale dello stato del Vaticano. Quindi l'abbiamo preso da lì e gli funziona molto bene. In Italia ci sono politiche che in altri paesi non ci sono, che favoriscono l'integrazione. È un modello per molti aspetti che non è conosciuto o che viene taciuto appositamente dai mezzi di informazione. Alfredo ha citato una realtà della Padania orientale, la provincia di Treviso. La provincia di Treviso è nota alle cronache per essere stata guidata al comune di Treviso dal noto sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini, che avrebbe fatto, secondo le accuse, strame dei diritti umani, perché voleva impedire che ci fossero clandestini in giro per Treviso. Bene, il risultato di questa azione del sindaco di Treviso, del presidente della provincia di Treviso, che in questi anni sono stati entrambi della Lega, è che la provincia di Treviso è la provincia in Italia che ha il maggior numero di immigrati in rapporto alla popolazione, e le politiche di integrazione sono state ritenute tra le migliori tra tutte le province italiane, a dimostrazione che, come diceva Einstein, è più facile scindere un atomo che battere un pregiudizio. Ormai nei confronti nostri, della Lega, nei confronti delle politiche di questo governo sull'immigrazione è diffuso questo pregiudizio, che non corrisponde al vero, che noi non facciamo politiche di integrazione. Questo aspetto è stato sviluppato in tutti questi anni, ci sono tante iniziative, alcune delle quali, quelle che riguardano il nostro Ministero, citerò rapidamente, ma voglio sfatare questo pregiudizio, perché di questo si tratta, basato su un atteggiamento ideologico, che in Italia non ci sono politiche di integrazione. È vero esattamente il contrario. La gestione dell'immigrazione deve tener conto delle capacità di accoglienza degli Stati membri. Chi viene, viene per svolgere un lavoro, viene per svolgere un'attività, noi lo accettiamo, lo accogliamo, riconosciamo a chi viene tutti i diritti del cittadino italiano, tutti i diritti, tranne uno, quello che è riservato a chi ha la cittadinanza, cioè il diritto di voto. Tutti gli altri diritti sono di fatto riconosciuti dalla legge italiana, però lo Stato, gli Stati, devono regolare i flussi di ingresso in base alla capacità di accoglienza, che è una serie di valutazioni che devono essere fatte, che variano da territorio a territorio. Le politiche del lavoro, là dove c'è lavoro, dove c'è impresa, dove c'è un tessuto economico forte che richiede manodopera, le politiche di alloggio, soprattutto nelle grandi città, dove si concentrano le masse anche di immigrati, i servizi sanitari e scolastici che costano alla collettività e che vengono pagati dai contribuenti. Tutto questo insieme definisce i limiti che ogni governo serio deve porre nel valutare la capacità di accoglienza e quindi nel definire chi, come, quando può venire nel nostro paese. È molto faticoso ottenere l'attuazione dell'accordo con la Libia fatto nel dicembre del 2007. Ci abbiamo lavorato tanto, a lungo, siamo stati in Libia diverse volte, uno di questi viaggi sono rimasto anche bloccato nell'ascensore del Ministero dell'Interno per tre quarti d'ora, ho pensato ad un qualche complotto, ma poi era
libico, in Libia, a Tripoli. E poi, oltre al danno, anche la beffa, perché sono uscito dall'ascensore, il ministro dell'interno libico mi dice: è un ascensore italiano. Stiamo lavorando.